meno male che la persona ne stanno parlando. La legge è sempre avanti di noi. Secondo me è andato uscito a intrecciare il telefono e stanno... Di essere nel mirino della Guardia di Finanza lo sapevano bene anche gli emissari dei cartelli della droga sudamericani, con cui i clan rosarnesi parlavano a tu per tu. Ma la cocaina ha le sue rotte già tracciate e così ramificate da correre il rischio. SIM tedesche, messaggi cifrati, mezzi sofisticati per il traffico più redditizio delle mafie. Un codice numerico che ha reso molto difficile l'indagine, perché è stato possibile dare un significato a questi numeri, che peraltro oggi ha trovato riscontro nel sequestro, nel corso delle perquisizioni, di un pizzino con l'abbinamento dei numeri a delle lettere. Sono 57 gli arresti della GDF e della DDA di Reggio Calabria su 93 indagati e quasi 4 i milioni di beni sequestrati tra immobili e società e conti correnti in tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Puglia. Bloccato un carico da 150 kg di coca e 15 di marijuana. Centrale d'acquisto sempre la piana di Gioia Tauro, il territorio delle famiglie Moleppi Romalli e Pesce Bellocco, con emissari in mezza Europa. Nuove rotte di spaccio che vedevano come orizzonte anche Malta. È intricata la geografia seguita dagli investigatori nella maxi operazione Crypto, ma soprattutto quella delle strade che l'oro bianco percorreva nelle auto con doppi fondi introvabili. Tutte strade che portavano in Calabria da Spagna, Olanda e Germania, luoghi scelti per lo smistamento. Troppo pericoloso invece farla transitare dal porto calabrese. Sì, deve essere un contenitore che a Gioia Tauro non deve scendere per niente. Questo contenitore qua deve essere solo di transito, senza metterlo a terra.